Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video per me molto speciale perché posso annunciare finalmente che sono stata accettata per l'Erasmus. Ma iniziamo dall'inizio. Da quando sapevo che sarei andata all'università, sapevo anche che sarei voluta andare in Erasmus. Infatti l'Erasmus è comunque una cosa che sicuramente volevo fare. Ma partire al secondo anno mi sembrava troppo presto, siccome io sto facendo una laurea magistrale a ciclo unico, no? Quindi ho 5 anni tutti interi. Quindi ho deciso di aspettare al secondo anno per applicarmi per andare poi al terzo. Verso gennaio, è uscito il bando e tutto quanto per iscriversi, quindi ok, io mi sono iscritta, eccetera. Avevo messo le mie tre scelte, se potevano mettere quattro io ne avevo scelto di mettere tre, perché in realtà una quarta non ne avevo essenzialmente. Avevo già letto le destinazioni che c'erano per la mia facoltà l'anno prima e quindi ero abbastanza convinta di voler andare in Germania, perché io alle superiori ho studiato tedesco ed è una lingua che vorrei comunque migliorare molto nel corso degli anni, quindi ho detto ne approfitto e vado in Germania. Avevo come meta Regensburg. Un'altra meta che mi interessava era Parigi, e ce n'erano molte altre, ma erano tutte essenzialmente per la Spagna. Prima ancora di iscrivermi al bando e prima che uscisse il bando effettivo, ero abbastanza convinta di voler mettere Regensburg, quindi la Germania, come prima scelta. Soltanto che mio papà lavora in Francia e quindi mi aveva iniziato a dire sì, dai, magari vai in Francia, così ci vediamo di più qua e là. Nel mentre era stato anche fatto un incontro con persone che erano state in Erasmus l'anno prima, in cui raccontavano la loro esperienza. Insomma, la ragazza che era stata in Germania aveva fatto la stessa scuola che ho fatto io al liceo, cioè aveva fatto lo stesso liceo che avevo fatto io, e mi aveva raccontato che insomma aveva avuto comunque un po' di difficoltà e tutto quanto, che nonostante lei parlasse tedesco non è stata un'esperienza facile, perché ovviamente, cioè in realtà non ovviamente, però in questo specifico caso andando in Germania bisognava sostenere tutti gli esami in lingua tedesca. Ho iniziato comunque ad avere un po' di domande, nel senso, veramente questa è la prima scelta? O sarebbe meglio mettere Parigi, siccome mio papà comunque la conosce, potrebbe essere più facile trovare magari un appartamento, conosce farmacisti, quindi potrei andare a lavorare nel campo in cui, cioè nel mio campo di studio essenzialmente. In realtà sono rimasta abbastanza nel dubbio per un paio di settimane, direi, nel senso mi dicevo, cavolo, cosa decido, metto una o l'altra? Solo che intanto il bando stava per scadere, no? Quindi avevo da fare una scelta, quindi proprio all'ultimo avevo fatto le mie tre scelte, ovvero la prima Parigi, la seconda Regensburg e la terza avevo messo uno di questi paesi in Spagna, non a caso, però quasi, nel senso che ci sono veramente tante persone che conosco che vogliono andare a studiare in Spagna, però io non sono mai stata attratta in maniera particolare dalla Spagna. Ci sono stata in vacanza, per dire, ed è un bel posto e tutto quanto, ma non sono quel tipo di persona, insomma, che è attratta così tanto dalla Spagna, mettiamola così, dai. Però non avevo molta scelta e quindi ho fatto la mia scelta tra le destinazioni in Spagna. Ovvero c'era questo paesino che si chiama Elche, vicino ad Alicante. E quindi ho messo Parigi, Regensburg e Elche. Avevo aspettato poi per, direi, una settimana e mezzo, due settimane probabilmente, per l'uscita delle graduatorie. Non sapevo esattamente quando sarebbero uscite, cioè probabilmente era scritto nel sito ma non l'avevo guardato così bene. E quindi ho scoperto poi, vedendo storie di altre persone, che era uscita effettivamente la graduatoria, quindi sono andata a controllare, guardo, e sono stata scelta per Elche. E quindi sono rimasta momentaneamente un po' male, nel senso che ero consapevole del fatto che rispetto ad altre persone la mia media non è molto alta e non sono la studentessa modello, eccetera, quindi ovviamente era molto probabile che questo sarebbe successo. Però non me lo aspettavo in qualche modo, diciamo. E quindi quando ho letto Elche ho detto, oddio, adesso che faccio? Perché, come vi ho detto, non mi sento così attratta, diciamo, dalla Spagna, no? Però poi ci riflettevo, mi sono messa un po' a guardare il sito dell'università in Spagna, mi sono messa un po' a guardare foto, video, eccetera, del paese. E alla fine mi sono convinta. Poi io sono anche un po' una di quelle persone che crede che quello che succede è perché deve succedere, no? Cioè credo un po' in del destino in qualche modo, e quindi mi sono un po' convinta che alla fine era la scelta migliore, nel senso che è vero che mio papà conosce persone in Francia, perché alla fine era la Francia
la meta a cui puntavo di più, quindi Parigi. Quindi è vero che mio papà conosce persone, che quindi sarebbe stato facile trovare l'appartamento e tutto quanto, magari non avrei speso così tanti soldi per quanto riguarda l'appartamento, che è tendenzialmente molto costoso a Parigi, però c'era comunque da considerare il fatto che nonostante ero l'appartamento sarebbe stato facile tutto quanto, comunque il cibo costa molto di più a Parigi e diciamo che invece la vita in Spagna è molto più economica. Come persona mi trovo molto molto meglio nelle città un po' più piccole, diciamo, piuttosto che nelle città molto grandi. La lettera motivazionale che avevo scritto per la meta di Parigi, avevo scritto che mi sarebbe piaciuto andare a Parigi anche per, diciamo, affrontare questa cosa che ho io per le città grandi e magari riuscire ad integrarmi in una città così grande. Però ora come ora penso che Elche sia molto meglio perché è una città vivibile, diciamo, non è così grande. Insomma, guardando anche foto, video, visto che comunque è vicino alla spiaggia, che è una delle cose per cui l'ho scelto, io sono praticamente cresciuta al mare, quindi per me, cioè, veramente sapere che sarò all'università sulla spiaggia, cioè, veramente mi rende molto molto felice e quindi alla fine sono molto contenta di questa scelta. Ho dato conferma e quindi partirò, speriamo molto probabilmente, per Elche a gennaio/febbraio 2021. Quindi per questo video è tutto, farò altri video aggiornamento insomma su questa storia Erasmus, spero veramente tutto si concluda per il meglio e per questo video è tutto e vi saluto.